sempre come ritmo. Il ritmo è uno dei parametri fondamentali della musica, insieme alla armonia, che si occupa, abbiamo detto, della dimensione verticale, e della melodia, che si occupa della dimensione orizzontale. Il ritmo è una successione di accenti forti e deboli che normalmente hanno una regolarità periodica, ad esempio, tre quarti, forte, debole, forte, debole, debole e così via. Quindi c'è una periodicità, una regolarità di periodo. Questo non è scontato perché quando abbiamo parlato del gregoriano abbiamo visto che nel canto gregoriano gli accenti della musica sono gli accenti delle parole che vengono cantate. Per cui ci sono anche lì accenti forti e deboli, ma non c'è una periodicità, proprio perché la musica segue la parola, gli accenti seguono le parole. Se pensiamo a un pezzo musicale come a un corpo umano, il ritmo è come se fosse lo scheletro. Noi non vediamo gli scheletri delle persone, non siamo scheletri. Tuttavia, se non ci fossero gli scheletri a sostenere le persone, i nostri organi si afflosserebbero, non potremmo stare in piedi. Ecco, il ritmo è questa struttura scheletrica che organizza il tempo nella musica in un senso regolare, in un senso periodico. Questa regolarità della struttura degli accenti può essere anche complessa. All'interno, cioè delle macrostrutture ternarie, binarie o quaternarie, ci possono essere degli spostamenti di accenti che rendono la struttura più complessa. Ad esempio, quattro quarti. Questo è un ritmo di samba, è un quattro quarti, ma nel quale gli accenti non sono nei tempi forti, ma sono spostati in altre posizioni, creando una struttura più interessante. Un esempio può essere l'inizio del grande valzer brillante di Chopin. Chopin prende una struttura estremamente semplice dal punto di vista ritmico, con tre quarti di un valzer, sposta alcuni accenti, anche lui, e costruisce un pezzo estremamente interessante. Oltre ai già citati ritmi binari, ternari e quaternari, esistono anche in musica i ritmi quinari e settenari. Sono ritmi di origine orientale. Nell'est Europa esistono delle danze in 5 e in 7. Teniamo conto che il ritmo è sempre associato storicamente alla danza. Però in Occidente il ritmo in 5 e in 7 ci sembra strano. E quindi la nostra mente tende a trasformare il 5 quando lo ascoltiamo in un 3 più 2 o il 7 in un 4 più 3. Un esempio molto celebre dell'utilizzo di un ritmo in 5 quarti è quello dell'inizio dei quadri di un'esposizione di Mussorgsky, che alterna un 5 quarti e un 6 quarti, dando l'idea in questa promenade del visitatore che si sposta nelle sale di un'esposizione a visitare i quadri, di un andamento un po' ondivago, diciamo così. Parametro fondamentale della musica perché la sostiene nel suo svolgersi nel tempo. R come ritmo.